del vecchio ufficiale, del vecchio militare, e una sera, sommessamente, quasi scornuto, ecco, diciamo, avendo l'idea, mi disse a mezza voce: avvocato, io mi sono sempre interessato della toponomastica cittadina, mi disse: papà ha fatto tanto per Caserta, amava Caserta, Marchesello era nativo di Marcianise, ma Caserta era venuto nel 42, se non ricordo male, e poi ha innamorato pazzo del complesso valditelliano, della Reggia, della funzione culturale della Reggia, di cui tanto si parla in questi giorni, e lui si ispirò passeggiando nei viali, sentendo l'armonia delle fontane, quando le fontane funzionavano come aveva dettato il bambinello, e allora sentendo il suono armonioso cristallino dei giochi delle acque, immaginò questa sinfonia, e quindi a passo svelto la marcia sinfonica, cominciò a soffeggiare, e soffeggiando riuscì Bolino a Caserta, la marcia sinfonica del 49, e quindi è andata avanti. Io l'ho scoperto in quell'occasione, la strada Caserta ce l'ha, si gira un po' l'aria dei musicisti nella zona di Centurano Cerasole, e ritorna, e la commozione è stata quando tempo fa, in rappresentanza del comune di Caserta, amministrazione Falco, in Brasile, a Maringano, un gemellaggio culturale con quella città, io portai la cassetta, loro usavano le cassette in tasca, allora l'inno di Mameli, e dico: permettete, c'è l'inno di Caserta, e quindi Caserta sugli scudi, oltre gli oceani, anche in quell'occasione. Oggi ci sarà la banda dell'Associazione Armi Aeronautica, che così, rimodulando gli errori dell'aeronautica, ma rimodulando anche, mi ricordavo poco fa, delle ali dorate del secondo coro della Decca, il Napurco va un pensiero sulle ali dorate, ecco, quindi c'è una sintesi perfettibile di questi valori, ebbene sulle ali dorate sentiremo ancora questo inno che ci darà tanta forza di andare avanti e di crescere. Solo un accenno, si parlava della riflessione storica, occorrerebbe un seminario.